So, welcome everybody. And it's always a pleasure to be here and to share some of the experience. È sempre un piacere essere qui e condividere con voi le esperienze. I have been asked to talk about the clinical approach of using the S-Drive and what place it has in daily therapy. Mi è stato chiesto di spiegarvi l'utilizzo quotidiano dell'S-Drive e di che impatto può avere nella terapia quotidiana. The question is not how to add it. The question is actually what place does it have and which benefits do I have from using it? Addizionarlo a tutto il resto della terapia, ma che ruolo può avere in esso. So before we go into this, a very short introduction from my side. Quindi prima di iniziare la relazione, una breve introduzione di da dove viene. My name is Marcus Stanton, I'm a medical doctor, working in a holistic sense. Originally born in the United States and now living in the town of Lübeck in the north of Germany. Okay, è nato negli Stati Uniti d'America e vive nel nord della Germania. I'm here with my wife Andrea and we're happy to be in Milan. È presente anche la moglie Andrea e sono felici di essere qui a Milano. So, about the clinical approach of using the S-Drive. The one thing we have been actually conditioned to is to use values to deduct an opinion. Okay, per come siamo stati abituati a pensare, usiamo dei valori per dedurne un'opinione. By basing it, for example, on laboratory results. Basandosi ad esempio sui laboratori sui risultati di laboratorio. Now the point is the S-Drive and its indicators do not compete with that in any way. È importante sottolineare che il risultato dell'S-Drive non va in conflitto in nessun modo con questi risultati. The idea is to expand the picture with the findings and indicators of the S-Drive report. L'idea era di espandere gli indicatori utili attraverso il report dell'S-Drive. Just a second. Yes. Ok. Mi sentite meglio? Ok. And so there is no competition in between the two. The point is to expand the view. Non c'è competizione tra i due approcci. Il concetto è quello di espansione della visione. To expand the horizon of the findings. Expand the horizon of the findings. Okay, l'orizzonte. Mm-hmm. Espandere l'orizzonte delle scoperte. To receive a more dynamic picture of the ongoings in the patient. Per ricevere una fotografia più dinamica di cosa sta succedendo all'interno del paziente. And honestly, I could not think of any other wording than to say unthought of matters, meaning things that might that have been overseen up until now. Quindi la parola che mi è risultata più utile è materia non pensata ancora, qualcosa che c'è già ma non abbiamo ancora immaginato. So we have the typical line of therapy that we follow. Abbiamo una tipica linea della terapia che seguiamo, tipica, tradizionale. But the point is there are so many things around this therapy that are not being put into the picture. Ma ci sono moltissime situazioni di queste terapie che non sono state messe dentro nella fotografia generale. The idea is
to look at the cofactors that also contribute to the situation. Il punto è di guardare anche ai cofattori che possano risolvere la situazione. Now, those are questions to be asked. Queste sono le domande che dobbiamo porci. As examples, are there supportive factors that have not been added to the picture? Ci sono dei fattori addizionali che non sono stati ancora messi dentro nella fotografia? Co-elements that the enzymes need to work or other metabolic processes need for a proper function. Coelementi, quindi cofattori che sono necessari per gli enzimi e per altri processi proprio per poter funzionare. Are there toxic blockages, meaning that certain processes just cannot take place because there are toxins present? La presenza di tossine che bloccano proprio alcuni processi fisiologici. As an example, I once showed you this very long list of different medications that block the function of the diamine oxidase to decompose histamine, as one example. Un esempio è un lungo elenco di farmaci che bloccano la diamino ossidasi che serve per smembrare per l'istamina. And this is one example. È solo un esempio. So it does not always have to be a toxin. It can be factors that impair certain physiological functions. Non è necessario che sia proprio una tossina o un tossico, ma anche dei cofattori che possono rendere non funzionante un processo. Enzymes need a certain milieu in order to work properly. Gli enzimi hanno bisogno di un certo terreno per poter funzionare bene. They need a certain optimal pH factor. Ad esempio hanno bisogno di un pH ottimale. They need elements of energy like ATP or NADH or others in order to do their work. Hanno bisogno di energia come l'ATP per poter funzionare. In fact, some enzymes only properly work at a certain temperature. In effetti, alcuni enzimi lavorano bene solo a determinate temperature. Which you see with fever. Fever switches on a whole array of new enzymes which at normal temperature are inactive. Questo è ciò che fa la febbre, ad esempio, che fa partire alcuni enzimi che alla temperatura normale del corpo non funzionano. Including the so-called heat shock proteins. Incluso le cosiddette proteine dello shock termico. And at the same time, I said it doesn't only have to be toxins. Allo stesso tempo non è detto che siano tossine. Sì. Sometimes if you have too much of a natural substance in one place, other functions just cannot work because they don't have any room. A volte anche elementi naturali, ma presenti in eccesso in un luogo del corpo, determinano un malfunzionamento del sistema perché non c'è spazio perché avvenga la reazione. Those are just some simple examples of disproportions and of dysregulation. Questi sono semplici esempi di sproporzioni e malfunzionamenti. If you think about carbon monoxide blocking the function of hemoglobin. Se pensate al monossido di carbonio che blocca l'emoglobina, which is irreversible, che è irreversibile. There are other processes which might even be reversible, but a block a proper metabolic function. Ci possono essere altre reazioni che sono reversibili ma che bloccano il metabolismo. Now, these are factors for the metabolism to be influenced. Questi sono fattori che influenzano il metabolismo. And since the body actually is an equilibrium in a flow, it's not static, it's a flow. Essendo che il nostro corpo è un equilibrio in movimento, non è statico, è in movimento. We also have to look at the processes that are flowing, coming in,
being processed and going out. Dobbiamo anche guardare questo processo in movimento, un po' come il flusso, è un processo che arriva, che viene, che si esercita e va via. One very modern example of an impairment is what's called a leaky gut syndrome. Un esempio molto moderno di questo, di questa malfunzionamento è la sindrome dell'iperpermeabilità intestinale. I dislike the name, I have a own name for it, but it's the basic process of an irritation of the gut wall. Non gli piace il nome, ne avrebbe un altro suo personale, ma di base è una forma irritativa della parete intestinale. Now, we're not going to go into the discussion of the factors because there are many factors leading to this situation. Non affronteremo tutto l'elenco dei fattori che possono scatenare questa sindrome. Some come from food, from the outside. Alcuni vengono dal cibo, cioè dall'esterno. But maybe the more important ones actually come from the inside, through the wall. Ma i più importanti probabilmente vengono proprio dall'interno, attraverso la parete intestinale. From a disbalanced immune system. Soprattutto per un sbilanciato sistema immunitario. But the point is, this leaky gut syndrome, however you want to call it, is something that almost everyone in the society is suffering from. Comunque la vogliamo chiamare, è qualcosa di cui stiamo soffrendo tutti in questa società, nessuno escluso. Actually, the question is not whether someone has it, the question is only to which degree. In realtà non dobbiamo chiederci se c'è qualcuno che non è affetto, ma solo a che tipo di livello, a che grado di gravità abbiamo di questa sindrome. The point is that if the intestinal wall, especially if the small intestine, is irritated, it has an impairment in its barrier Gesundheit. An impairment in its barrier function. Ok, la domanda è: la parete intestinale, soprattutto per quanto riguarda l'intestino tenue, che grado di danno proprio di parete a impairment, cioè danno, alterazione di membrana. And at that point both blocking substances out that are not allowed to enter. Quindi contemporaneamente facendo un blocco delle sostanze che dovrebbero entrare e che vengono bloccate. And taking up and selecting certain substances that are desperately needed. E selezionando delle sostanze che sono necessarie in modo super necessario. So, at that point, both functions are impaired. Entrambi le funzioni sono malfunzionanti. At that point, actually, many patients, although you don't see them, and no matter how heavy they are, suffer from a form of selective starvation. Ok. In questo modo ci sono un sacco di pazienti anche sovrappeso, quindi senza porre attenzione al peso delle pazienti, che in realtà soffrono di malnutrizione. A healthy mucous membrane here is intact and it has a very large surface. Una parete intestinale sana, ok, è come in questo caso intatta, ha una superficie enorme. A surface that is above 400 square meters, meaning more than a tennis court plus its surroundings. Ok, più di 400 metri quadrati, come un campo praticamente di tennis, più tutto ciò che circonda i campi da tennis. The more irritated this mucous membrane is, the more inflammation takes place and it starts to glue together. Ok, più è irritata la parete intestinale e più segni di infiammazione sono presenti e più appare anche conglomerata la parete, i villi. Even to the degree that it becomes a fibrosis to a certain degree. A un certo livello di gravità compare anche la fibrosi. People suffering severely from this have about 1/10 of the surface to resorb things than normal.
Le persone che arrivano a livelli di gravità alto hanno un decimo della superficie capace ad assorbire i nutrienti. So no matter how expensive, how special, how exotic some supplement is, it might never reach its destination. Quindi non importa il costo e la fama o anche l'essere esotico di un integratore, ma la parete intestinale non lo assorbirà. Actually you produce very expensive stool that way. In realtà così noi produciamo feci molto care, molto costose, preziose. So the same is also true. The same is also true over the cell membrane. È vero anche attraverso la membrana cellulare. The transport mechanisms through the cell membrane are largely dependent on the cell membrane potential. Ok, il trasporto transmembrana delle membrane cellulari è molto dipendente dal potenziale di membrana. Which is typically around minus 70 to minus 120 millivolts in potential differentiation. Che è tipicamente meno 70-72 millivolt. And at that point, you need millivolt. Yeah, millivolt. Okay. And the point is, you need the difference in charge as a propulsion for import. Abbiamo bisogno di questa differenza di potenziale come spinta per il trasporto. So, who tells you if a blood analysis tells that the blood levels are just perfect? Whoever tells you what's inside the cell? Ok, immaginiamo anche di avere degli esami del sangue perfetti, tutti perfetti, ma chi ci dice che all'interno della cellula quei valori siano rappresentati? And the example that I was talking about in the last lecture in Bologna was potassium. L'altra volta quando sono venuto a parlare a Bologna ho parlato del potassio. Many people actually suffer from an intracellular, from a cytosol a deficiency in potassium. Molte persone soffrono di carenza di potassio intracellulare, nel citosol intracellulare, non c'è potassio. We need the potassium inside the cell because that counterbalances the sodium outside of the cell. Abbiamo bisogno che il potassio sia intracellulare per tenere fuori dalla cellula il sodio. And the point is that for every glucose molecule that we take into the cell, per ogni molecola di glucosio che introduciamo nella cellula, in exchange we export two molecules of potassium. Esportiamo fuori dalla cellula due molecole di potassio. So the more sugary your diet is, obviously, the more the tendency is towards a drainage of potassium. Quindi ovviamente la maggior quantità di zucchero che mangiamo e che quindi entra nelle cellule comporta anche un drenaggio di potassio fuori dalla cellula. Except if you don't feed back some of the by food, then you get, if you eat adequate amount of potassium, of course you can counterbalance that. A meno che non riusciamo a bilanciare abbastanza bene anche con la quantità di potassio. And this is a very talent thing because pomodoro is perfect for that. I didn't get that. Sorry, that's an Italian okay, thing. Sorry, pomodoro okay. is a perfect thing for that. Quindi, e questo è ovviamente parte della dieta italiana mediterranea che usa tanto pomodoro, che è perfetto per questo scopo. If it grew slowly on a good soil. Se è stato cresciuto bene, lentamente, in un buon terreno. And not breeded to contain much water so the kilo price is better. E non fatto apposta per essere gonfiato di acqua, che così il prezzo pro chilo è migliore, ma la quantità di sostanza non c'è. Okay, but these are all things to take into consideration. Tutte queste cose bisogna proprio prenderle in considerazione. So, at this point, this is so valuable to know which elements the body actually desires.
Quindi diventa cruciale capire davvero quali elementi ha bisogno il corpo. That if the body asks for certain elements, which might be in a normal range in the blood. Se il corpo richiede determinati elementi che potrebbero anche essere rappresentati nella giusta concentrazione nel sangue. For example, boron for the parathyroid gland. Per ad esempio il boro per le ghiandole delle paratiroidi. For example, magnesium to augment the potential of ATP. Per esempio il magnesio per aumentare il potenziale dell'ATP. For example, selenium to support the function of the glutathione peroxidase. Per esempio il selenio per supportare la funzione del glutatione perossidasi. Or for example, the asking for superoxidismutase in order to defend against parasites better. O la richiesta di aumento della superossidismutasi per difenderci, ad esempio, da malattie virali. This is why Giorgio Taziani outside at the table has chaga mushroom, because you can actually eat superoxidismutase by eating chaga mushroom. Sta sottolineando l'importanza dei funghi chaga, che sono ad esempio in un integratore che potete trovare fuori. Those are just simple examples. Questi sono semplici esempi. When I created the original S-Drive report many years ago. Quando ho creato il primo report molti anni fa, quello originale. And obviously it's evolved from year to year with different facets. È poi evoluto anno dopo anno con vari altri input. But the one thing it was always supposed to be was to be read easily. Ok, la cosa che è durata nel tempo, da molti anni, è che doveva essere letto facilmente. To build in a lot of holistic knowledge under the hood, but showing in simple terms. Per costruire una grande quantità di informazioni olistiche, come se fossero un po' nascoste sotto il legno, ma fruibili facilmente. And simple is not less, simple is more. Semplice non è meno, ma è di più. Meaning you can read this report on a super elaborate level to down to enzymes and a thousand other things, of course. Ovviamente si può leggere questo report con una profondità pensando a migliaia di enzimi che possono interferire. Or you just read it as it is. If it says vitamin C, take vitamin C. No explanation. O si può leggere in modo molto più semplice. Se sottolinea la carenza di vitamina C, semplicemente si dà la vitamina C. Semplicemente. This is the point why nutritional advisors, for example, also work with it. This is the point why health coaches work with it. Questo è il motivo per cui ci sono anche molti biologi nutrizionisti che lavorano con S-Drive o anche degli allenatori, coach della salute, del coach del benessere che lavorano con questo tool. This is the point why Champions League soccer teams work with the S-Drive to improve and optimize the performance of their players. Questo è anche il motivo per cui hanno scelto di lavorare con S-Drive anche i team squadre di calcio professionistiche, anche di alto livello, perché ottengono una miglior performance atletica dei propri giocatori. They hush up about it so the other teams don't use it. Ovviamente se ne stanno bene zitti perché non vogliono che anche le altre squadre scoprano il trucco. Now, I would like to give you, just to keep it brief, I would like to give you one example. Vorrei semplicemente darvi un esempio. Seen many times in practice. Osservato in molte volte. The example for a diagnosis, patient comes and on the leaf it says problems with parasite or virus infection. Entra un paziente e il report sottolinea la
Sorry, the report or the patient? No, the patient comes in with a diagnosis. Scusate. La paziente arriva e ha la diagnosi o comunque riferisce una diagnosi di parassitosi o virosi. It doesn't matter what we're talking about now, borreliosis, Epstein-Barr, whatever we quote. Non interessa che tipo di infezione. Now, the point is, the S-drive report actually might show completely other factors. L'S-drive, il report, potrebbe indicare qualunque altro fattore. And the patient goes frenzy and says, oh, that's not me. E la paziente si può sorprendere e dire, no, non mi riguarda, non sono io. And the practitioner goes, I don't know about those results. E anche il medico o l'operatore sanitario potrebbe sorprendersi e essere un po' anche interdetto. The point is, the resonance answer of the body might be very accurate in that way. In realtà è il fatto che è una risposta del corpo resiliente, cioè la resilienza del corpo che potrebbe anche essere molto accurata. Why? Because so many therapists, doctors, colleagues have just pounded on that parasite for years. Anche perché praticamente un sacco di medici, professionisti, colleghi hanno per anni puntato l'attenzione sul parassita. Yes, but the point is they have completely forgot about all other factors involved. Ma hanno per anni sempre dimenticato tutti gli altri fattori coinvolti. And if you start to put in those factors, suddenly bam, the patient feels completely different. E in realtà, shiftando l'attenzione su questi fattori e integrando questi fattori, spesso il paziente improvvisamente si sente meglio. So, taking these other factors into account, now the whole picture changes. Quindi, dando attenzione a tutti questi fattori, ora la fotografia cambia. The point is, the patient doesn't suffer from his diagnosis. Il punto è che la paziente non soffre della sua diagnosi. He actually now suffers from the opposite picture of that diagnosis and the omissions that have taken place in treatment. In realtà soffre dall'opposto di questa diagnosi e dalle omissioni terapeutiche durate tanti anni. And at the same time, the S-drive report also helps with an overview on certain functional systems. Il report dell'S-drive in realtà poi dà anche un aiuto facendo una riassunto, diciamo così, o dando importanza ad alcuni sistemi operativi. You'd be fast in your judgment saying, oh yeah, I think this patient needs some immune system support. E aiuta nel dare velocemente l'idea che un corpo possa avere bisogno di un supporto nel sistema immunitario. But to which degree? To which level? Okay. Scusate, ho sbagliato prima. Cioè, il nostro parere potrebbe essere veloce nell'interpretare che qualcuno ha bisogno un aiuto nel sistema immunitario, ma a quale livello? And so therefore you can work very concise, very specific in pointing your therapy. Invece con il report noi possiamo essere molto precisi e molto specifici nel dare la supplementazione, nel correggere. Sì. And at the same time you can actually save a lot of money because some things you can just leave away because they're not needed like with other people. E questo a volte aiuta anche a risparmiare denari perché ci permette di essere più personalizzati, cioè di non dare cose che dovremmo dare ad altri. If you ask your patient, oh, I think vitamin C would be good for you, and the patient says, oh, I take that every day. Se pensate di poter dire a una paziente, ma
potrebbe essere utile prendere vitamina C, e lei risponde, ma io la prendo da anni. But the SDRI report might show you there is a large demand for vitamin C, actually. Ma se il report S-Drive vi suggerisce che effettivamente c'è richiesta di una larga quantità di vitamina C, so maybe that person took some super cheap stuff which the body can't work with. Potrebbe essere che l'integratore che prendeva la persona da tanto tempo è al di là del prezzo, cioè super cheap, ma di bassa qualità. Or that person actually individually has the four times more demand for vitamin C than the person standing next to it because of whatever cause in life. O potrebbe anche essere che quella persona ha bisogno addirittura quattro volte il dosaggio della vitamina C rispetto alla persona della porta accanto per qualunque ragione della vita. And I mean, seriously, tell me which system gives you an indicator that this patient actually is suffering from a lack of sleep. That's something you don't deduct from laboratory values. E sinceramente, c'è qualcuno di voi che mi può dire se c'è un esame o un test che vi può rilevare la carenza di sonno? Non c'è nessun test di laboratorio che mi faccia la diagnosi di un sonno disturbato. Yeah. And at the same time, if, for example, emotions are so predominant in that person, obviously that is something to also address at the same time. E anche le emozioni, che a volte possono essere predominanti in una persona, è una buona cosa se vengono rilevate. Now, if we look a book on pathology, if we look at our educational books from the university, in many cases we'll find the following picture. Ok, se guardiamo i nostri vecchi libri di studio, quelli universitari, un libro di patologia, potremmo osservare le seguenti immagini. Someone just walks along and suddenly a disease drops from the sky and now that person has it recorded as a disease. I didn't get that. Someone just walks along and suddenly a disease drops from the sky. Ok, una persona praticamente ha una malattia improvvisa. And at that point, that is especially true, for example, with autoimmune diseases. Nobody knows where they're from, so suddenly they're there, and now this person has it forever. Ok, questo è ad esempio tipico delle malattie autoimmuni. Nessuno sa da dove vengono, ma praticamente dall'oggi al domani una persona si ritrova con la diagnosi di malattia autoimmune. And Pier Giorgio, you would say no, no, that's not the way it is. Pier Giorgio, come tutti noi diremmo, no, non è così che deve succedere. Diseases do not drop from the sky. Le malattie non arrivano dal cielo. They have a history. Hanno una storia. And they have factors leading to the situation. E ci sono i fattori che permettono questa situazione. But what I think is dramatic, in fact it is fateful. Ma quello che penso che sia drammatico è in realtà quasi una fede. That these factors leading to the situations are not being taken into account. Che purtroppo la maggior parte dei fattori che permettono una situazione patologica non vengono presi in considerazione. I'll give you one modern example, that would be the influence by electromagnetic fields and frequencies. Ok, vi do un esempio che riguarda l'inquinamento delle frequenze elettromagnetiche. I'm saying that because we discussed that yesterday. Lo sto dicendo perché ne abbiamo parlato ieri. How much impairment can happen due to frequency and information being superimposed into the body. Quanto malfunzionamento dei nostri sistemi può derivare dall'inquinamento da campi elettromagnetici esterni? One organelle which is very susceptible to these frequencies
are actually the mitochondria. Uno degli organelli intracellulari che effettivamente sono molto colpiti dalle frequenze elettromagnetiche sono i mitocondri. So you can have a massive impairment in ATP production leading to a fatigue at some point because of the dissonant information. Per cui ci possono essere altissimi livelli di malfunzionamento mitocondriale e quindi anche carenza di ATP, di produzione di ATP che conduce a un affaticamento. And you had talked this morning in your lecture on the results even down to the core, the cell and the genetic expression even. E abbiamo anche visto stamattina l'impatto a livello addirittura del nucleo e della espressione genica. Mm-hmm. Now, to keep it simple, changing or an influence on the membrane potential through these electromagnetic fields already is enough for a massive disturbance. Ok, per rendere le cose semplici, già ci basterebbe immaginare la ci basterebbe immaginare l'impatto negativo sulla differenza del potenziale di membrana cellulare da parte di queste frequenze. Another example, clinical example, would be allergies. Un altro esempio clinico potrebbero essere le allergie. And there's different facets to allergies. Different facets, different kinds of allergies. E ci sono vari tipi di allergie, sfaccettature. I don't only mean type 1 and others. Non intendo solo tipo 1 e altri. There's different gradients to food intolerances, etc., etc. Ci sono diversi gradienti come le intolleranze ai cibi. But the point is that if we're being honest with ourselves and if there's a proper treatment, allergies can be reversed. Ma se siamo onesti con noi stessi, possiamo immaginare affermare che le allergie possono essere reversibili. You just got to know what you're doing. Dobbiamo semplicemente sapere cosa fare. So one factor leading there is to eliminate the factors leading there. Ok, la cosa più importante è cercare di eliminare i fattori che portano alla condizione di allergia. So the point is about using the S-Drive in your daily work. Quindi il punto è, se usiamo S-Drive nella nostra pratica quotidiana, is changing the system and not the symptom. Cambia il sistema, non i sintomi. And of course, it's not the idea to base your entire therapy decision on the S-Drive report, that's not the objective. L'oggetto non è cambiare il nostro piano terapeutico sulla base dell'S-Drive. The idea is to be supported by these indicators, to focus your therapy, to decide on the therapy range and the priority. L'idea è quella di farsi aiutare dall'S-Drive, da questo report, per stabilire le priorità e per essere appunto supportati dagli indicatori che ci permettano di stabilire anche le dosi delle terapie. So this makes it easier and more concise in the way you do therapy. Questo è per rendere il modo con cui facciamo le terapie più facili e più incisive. So those are resonance answers as they are now. Queste sono risposte risonanti in ciò che stiamo facendo già abitualmente. So, this is a big potential you can use, and that's why it's so sensible that whoever comes, you do a S-Drive report parallel to everything else that you do. Quello che si suggerisce di fare l'S-Drive parallelamente a quello che siamo abituati a fare. Non sostituire le cose che facciamo abitualmente. Because it's a little voice that suggests to your ears, maybe do that first. Perché è come se ci fosse un eco, no? Che ci dice e ci suggerisce
di fare quella cosa prima. And to give an historic example, it actually took quantum physics to establish, it took several decades to penetrate into the scientific community. Per fare un esempio storico, guardate anche per la fisica quantistica, ci sono voluti decenni perché la comunità scientifica la riconoscesse. Quantum medicine is part of the future. La medicina quantistica fa parte del futuro. Because with device, with the S-Drive device, you can use quantum medicine in your hands in an easy way. Con il dispositivo S-Drive potete usare la medicina quantistica proprio nelle vostre mani in un modo semplice. And those are not some alien results, those are things that mend right into everything you do already. E non sono risultati alieni, in realtà sono risultati che vi vengono offerti nella vostra pratica clinica quotidiana. So why not take this future in your hand right now? Quindi perché non prenderla esattamente adesso nelle nostre mani, questo che sarà il futuro? Instead of waiting for others telling you, oh, we're all doing it, now it's okay for you to also do it. Yeah. Piuttosto che aspettare che altri inizino e dicano, ah, noi lo stiamo facendo che ve lo consiglino. So the idea is to synchronize the body and synchronize its functions again. Quindi l'idea è quella di sincronizzare il nostro corpo e il suo funzionamento. By detecting the individual situation of that person. Nel cercare di rilevare i fattori individuali di quella persona. And synchronizing means in a multi-factor way, not just a single factor. Ok, e sincronizzazione vuol dire dare importanza a fattori multipli, non a un unico fattore. Also, you don't only do a test at the first appointment at day one. Non fate poi solo un test al primo accesso del vostro paziente nella prima giornata. You retest after 90 days to verify the results of your therapy. È buona norma rifare un test dopo 90 giorni per verificare anche l'efficacia della terapia. And in fact the patient will ask you, I want some proof here, you know, have I improved, has something happened? E spesso i pazienti sono loro stessi a chiederci, ma voglio vedere il miglioramento, sono migliorato? Therapy is never the same from day one to day thousand, it changes time by time. La terapia non deve mai essere immaginata come sempre la stessa dal giorno 1 al giorno 1000, ma dovrebbe adattarsi man mano che passano e che ci siano altre esigenze. It's like the layers of an onion, of a cipolla. È come lo strato di una cipolla. Yeah. You start to treat the story I'll get you in a second. You treat the story behind the story and then the story behind the story. Trattate la storia dietro la storia dietro la storia, come esfogliare la cipolla. So then you retest after 90 days. Quindi rifacciamo un test dopo 90 giorni, eccetera. Eccetera. So you have a dynamic picture of the progress of the therapy. Quindi avete una fotografia dinamica del progresso del paziente. The word or the naming for the S-Drive actually comes from signature wave or signature drive. Il nome del dispositivo in realtà emerge dalla parola signature, che è firma, quindi è un test della firma. It is as individual as your signature. È individuale quanto la nostra firma. In that case that's your signature wave, that's your individual wave. Nel senso che sono le tue onde, come se fossero l'impronta digitale, no? Yeah. Okay. And as you said, Pier Giorgio, getting in tune with life, the frequency of life. Ed esattamente come ha spiegato il professor Spaggiari, cioè entrare nelle frequenze della vita. So, thank you so much for your time. Grazie.
Siamo stati più lungo dei tempi perché Marcos aveva 40 complimenti alla